Con Dinamica, centro di formazione di Reggio Emilia, per un percorso sull'agriturismo. Agriturismo che è la nuova frontiera dell'agricoltura, perché se non riusciamo a creare quell'emozione dei prodotti e trasformare i nostri prodotti direttamente sul mercato, è un problema. A fare questa commercializzazione, io partirei da dinamica che è poi il centro più importante perché organizza e credo che le iniziative che state portando avanti sulla formazione che va fatta continua per tutta la vita agli agricoltori sia sì, la parte più importante il gruppo e il percorso formativo che avete creato allora, eh, noi siamo Dinamica, l'ente di formazione delle associazioni di categorie agricole. La nostra sede è quella di Reggio Emilia e abbiamo avuto eh, l'organizzazione di questo eh, corso per operatore agrituristico, eh, che è un corso un po' atipico rispetto a quelli che facciamo di solito, perché la partecipazione delle aziende è un po' trasversale e prende sia aziende dell'Emilia, sia aziende in confine quasi con la Romagna. Quindi, prende un po' tutte le aziende del nostro, della nostra regione. È un corso sviluppato in diverse unità didattiche, 140 ore, nelle quali si vanno a sviluppare tutte le tematiche che possono essere affrontate da un'azienda che intende aprire o ha già aperto un'attività agrituristica. Si parte dalla parte del fiscale, dalla parte relativa al marketing, come è importantissima la visita e l'uscita eh, di oggi e soprattutto la cosa che mira di più a creare questo corso sono le, eh, i rapporti fra le varie aziende per cercare di creare quelle sinergie di collaborazione che sono l'elemento vincente in questa fase per le aziende agricole. Prima di passare agli imprenditori e agli agricoltori eh, chiediamo alla tutor quella che ha un po' seguito il, tutto il percorso formativo, che sta seguendo eh, come da brava, eh, diciamo responsabile, tutto il percorso per vedere un po' e capire come stanno andando e eh, sono bravi corsisti, seguono bene le lezioni, eh, ci racconti un po'? Sono Arianna Ruzza di Relazioni Cosmiche, in questo caso tutor del corso Agriturismo presso Dinamica Reggio Emilia. Questa esperienza è un'esperienza splendida. Questi corsisti che sono una ventina, sono tutti interessati alle problematiche legate al mondo agrituristico, ma non solo, anche ad esempio alle fattorie didattiche, alla vendita diretta. Perciò la curiosità è alla base di tutti i corsisti, appunto, della nostra, eh, di questa esperienza. Devo dire che come tutor la cosa importante è che eh, non bisogna, come è stato accennato prima, Fabio mai fermarsi nell'imparare, nel conoscere, nel formarsi, perché chi si ferma mh, non è che si ferma, torna indietro. Mi piace dire questa cosa perché eh, molto spesso ci si dimentica che la formazione deve essere continua nel tempo, anche per chi inizia o vuole iniziare un'attività, questo è un aspetto assolutamente fondamentale. Questa esperienza con Dinamica e con queste aziende, un po' di tutta l'Emilia-Romagna, credo che oltre ad arricchire eh, le persone che partecipano, in primis sta arricchendo me moltissimo. Allora, cominciamo con gli imprenditori. Cominciamo con Lucio, eh, un bravo imprenditore che ha portato anche poi il re del formaggio, questo. Eh, parmigiano Reggiano, che noi quando siamo in giro per il mondo ce lo coccoliamo bene perché eh, i nostri sapori quando arrivano fuori devono avere proprio quell'identità delle imprese. Allora ci racconti qualcosa sul Parmigiano e anche sulla tua azienda: dov'è, dove cosa stai facendo? E, e i progetti futuri che hai in cantiere. Eh, sì, la mia azienda è un'azienda che ha una storia molto. Eh, antica perché almeno è documentata da 500 anni che comunque sono pochi rispetto al formaggio che ne ha quasi 900 storicamente eh, tu quanti anni hai 5 ci sono voluti 5 anni per fare questo ben bambino per fare questo formaggio ce ne sono voluti quasi 4 perché due anni è stato stagionato ma la mucca che ha fatto questo latte doveva avere almeno due anni, quindi è stata allevata per due anni prima che iniziasse a produrre il latte, quindi un ciclo di quattro anni, per un formaggio che si fa così appunto quasi da 900 anni. E nella nostra azienda poi noi alleviamo solo le vacche rosse tipiche di Reggio Emilia che erano le uniche che facevano il parmigiano reggiano fino al dopoguerra. E abbiamo anche la peculiarità di avere una grande estensione, quindi le mucche sono libere al pascolo. Quindi facciamo il formaggio come si faceva 900 anni fa. Poi eh, come azienda produciamo tante altre cose, perché tutti prodotti tipici del territorio, abbiamo l'aceto balsamico tradizionale, abbiamo il vino, abbiamo i salumi, abbiamo tutti gli animali liberi al pascolo, anche, anche le pecore e i maiali. Perfetto, perfetto. Una cosa eh, ehm, straordinaria è quando si parla anche dell'aceto balsamico. Pensate che eh, tutti questi amici vengono dalla Motor Valley, insomma dall'aria dove respirano la Ferrari, anche se adesso siamo un po' in crisi come Ferrari, però pensate a questa macchina da 300 all'ora e che ha questa velocità è l'aceto balsamico che ci vogliono 20 anni perché diventi veramente valido. Quindi la lentezza di un prodotto, quindi slow quando pensiamo all'alimentazione e invece la grande velocità quando passiamo alla tecnologia. L'abbinamento di queste due cose fanno sì che questa regione, l'Emilia Romagna, sia veramente una regione straordinaria. Passiamo adesso a un'altra amica che è qua con noi, quindi ha anche lei è pronta per partire col progetto dell'agriturismo, quindi raccontaci un po' la tua storia la tua azienda. Allora buongiorno, mi chiamo Francesca Iotti. Io non ho un'azienda, ma ho un progetto di vita, nel senso che fino adesso ho gestito uno studio professionale a Reggio Emilia, dove ho ristrutturato circa 200 casali come quello dove siamo e nel mio immediato futuro mi sono detta che d'ora in poi vorrò gestire un casale come questo. Quindi sto facendo questi corsi per riuscire a capire come impostare la mia attività futura, come impostare quello che sarà il mio eh, chiamiamo il mio pensionamento. Ci credo fermamente, sto facendo tutto quello che posso fare e mi sto apprestando anche a comprare della terra per poi gestirla nel modo migliore. Bene, bene, abbiamo piacere che ci sia anche freschezza di idee nel mondo rurale. Il mondo rurale ha questo patrimonio antico eh, che basta andare nella soffitta della storia, che c'è sicuramente qualcosa da offrire all'uomo della città e ci fa piacere questo bel collegamento. Umberto. Cosa ci racconti? Qual è la tua idea di impresa e il tuo progetto che hai in cantiere? Mi chiamo Umberto Sidoli, io ho un'azienda agricola sulle colline di Reggio Emilia che si chiama Cavazzone, eh, è già agriturismo da più di dieci anni, eh, il, me ne occupo da, da soli cinque anni, prima se ne occupava mio fratello, è un'azienda che si sviluppa su circa 300 ettari di estensione, eh, principalmente e prevalentemente di boschi. L'attività principale agroalimentare che noi abbiamo è l'aceto balsamico che coltiviamo da centinaia d'anni come famiglia e che abbiamo impiantato nell'azienda agricola da una trentina di anni. Eh, cerchiamo di sfruttare al meglio quelle che sono le potenzialità della nostra terra, le, le, eh, la, la natura, gli asparagi, le, 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 la, la frutta, eh, l'uva per, per l'aceto balsamico e non solo e nel borgo dove abbiamo queste case eh, belle e che sono state per tanti anni anche abbastanza abbandonate, eh, abbiamo iniziato un recupero per la valorizzazione del territorio, visto che siamo in una terra meravigliosa. Valentina, vedo che hai anche la mamma con te, quindi è mamma giovanissima, quindi è importante perché... Eh, questa trasmissione, questa generazione, questa continuità eh, vedete anche la freschezza quindi vuol dire che c'è tanta energia nel mondo rurale ed è qui che dobbiamo veramente eh, lanciare il nostro messaggio per le nuove sfide Valentina, hai portato anche dei prodotti eccezionali che io ho già assaggiato e sono veramente straordinari quindi Valentina raccontaci un po' del tuo progetto l'azienda dov'è e cosa stai portando avanti okay. Buongiorno, io sono Pale Valentina, vengo da Guiglia, è, una piccola, è un piccolo paesino nella collina modenese. Abbiamo un'azienda agricola da pochi anni con la mia famiglia. Eh, di prodotti ortofrutta e produciamo sia eh, verdura di stagione che trasformiamo i prodotti soprattutto la frutta eh, facendo le confetture di marmellata e la confettura da marena mentre con, eh, la, verdura, eh, con la verdura facciamo la passata di pomodoro eh, ci occupiamo anche dell'essiccazione dei prodotti facciamo l'essiccazione dei ceci e niente a questo punto noi la nostra azienda è pronta per fare un passo avanti e stiamo creando un piccolo agriturismo dove fare accogliere le persone e farli sentire i nostri prodotti e noi tutti verremo ad assaggiarli perché sono prodotti eccezionali che abbiamo assaggiato e poi oltre il prodotto che è buono che quindi è una cosa come dire importante ma è l'amore che ci mettono sulle cose. Vedete, tutti questi imprenditori sono straordinari perché, vicino alla, alla loro professionalità, che naturalmente deve essere sempre aggiornata, e grazie a Dinamica la stanno portando avanti bene. Ma la passione che hanno, quell'entusiasmo che mettono nelle cose è sicuramente quella marcia in più che gli farà avere il successo meritato. Bene, parliamo di nuove generazioni, quindi abbiamo veramente delle generazioni piccole, Vittoria e Lorenzo, che saranno i futuri agricoltori, i futuri manager dello sviluppo del territorio rurale. Vittoria, ti piace il mondo rurale dove vivi? Sì. È, è, è bello perché sei a contatto con la natura, con gli animali, con tutto, vero? Sì. E Lorenzo, anche te la stessa domanda. Uno se ti piace, poi so che tu vai già a raccogliere le ciliegie, raccontaci. Io raccoglio le ciliegie che, perché è il mio dovere raccoglierle quando sono mature. Bravo, bravo, e ti piacciono le ciliegie? Sì. Bene, ti piace anche stare in campagna con gli animali, con i giochi che porti avanti, giusto? Sì. Come ti chiami? Dimmi che non ho capito bene il tuo nome. Lorenzo, tu ti chiami? Vittoria. Importante vedere veramente questi eh, giovani. Ui, non è che ragazzi è sfruttamento minorile, eh? Perché non pensiate che stiamo facendo queste cose. Ma sono veramente amare la campagna. Credo che chi nasce in campagna poi gli rimane nel DNA l'amore per la terra, l'amore per queste cose qui. E noi dobbiamo veramente essere bravi a, con le nuove generazioni e far capire che in campagna c'è una grande, grande opportunità. Qualcuno ancora dice la debolezza della campagna: dice una gran fesseria. La campagna è una grande risorsa se ci crediamo, se ci impegniamo e se la vogliamo sviluppare. E noi la vogliamo sviluppare.